sono arrivati in Ucraina i beni di prima necessità raccolti a Gubbio grazie alle iniziative spontanee dei cittadini ogubini che hanno voluto fare la propria parte e dare aiuto concreto a chi vive la tragedia della guerra. Sara Fioriti è una delle volontarie che, senza pensarci troppo, è salita sul furgone della diocesi di Gubbio per trasportare medicinali, indumenti e generi alimentari raccolti a favore della popolazione ucraina, dopo l'appello lanciato dalla signora Caterina Korsun, accolto dalle sorelle del Piccolo Testamento di San Francesco. Assieme al marito Alessio Barbetti e a Francesco Cappannelli, ha fatto un lungo viaggio di 24 ore per giungere al confine con la Polonia, entrare in Ucraina e scaricare tutto a Novovolinsk. Io sono partita un po' come San Tommaso, perché se non vedevo non credevo, perché tutti gli aiuti che comunque c'erano arrivati, sia lì a San Marziale che comunque su tutti i punti di raccolta beni, io volevo che arrivassero veramente al punto dove volevamo che arrivassero, quindi alle persone che ne avevano bisogno. Quindi volevo dire a tutto Gubbio che le cose sono arrivate, arrivavano, e quindi tutto quello che ci avevamo messo, l'impegno, il sacrificio delle persone, perché comunque ognuno ha dato quello che poteva, comunque sono andate a buon fine. E che cosa avete visto? Allora, per strada niente. Niente proprio, neanche in Polonia niente, finché non siamo arrivati proprio al confine, sulla dogana. Lì è iniziato il primo girone dell'inferno, dove c'erano tante persone che cercavano aiuto. Noi abbiamo visto una casa profughi, dove io personalmente sono entrata perché mi hanno praticamente implorato di fare i tamponi a un bambino che stava male, quindi sono entrata in questa casa per fare il tampone a questo bambino, e quello che non ho visto è vergogna anche raccontarlo, veramente. C'erano persone ammassate, proprio ammassate per terra su dei materassini, dei tavoli lunghissimi con tutte le robe da mangiare, da bere. C'era una bambina che faceva colazione con latte e cereali sopra il tavolo, e sotto c'erano dei secchi di vomito pieni, stracolmi. Lì mi si è proprio gelato il sangue. E sotto c'era tutto un piano dedicato agli anziani e agli adulti. Poi io sono dovuta salire di sopra perché il bambino era di sopra e c'era il piano dei bambini. E veramente una cosa da pelle d'oca. C'era un bambino, ci avrà avuto 5-6 mesi, infagottato, messo per terra con tutte le persone che gli saltavano, correvano intorno, cibo per terra. Scene, insomma, che poi ti rimangono. Infatti io oggi sono tornata e mi sento anche in colpa, veramente, anche di mangiare a tavola o di fare una doccia. Senti sempre un peso proprio qui che non va via. L'occhio e il cuore di una mamma, io ho due bambini piccoli, è diverso. E credetemi che a vedere i bambini, cioè per mano, tirati a forza dalle mamme perché non avevano altra scelta, usciti con un pigiama e una busta della spesa, veramente ammazza l'essere umano. Voi avete trasportato nel viaggio di ritorno, con il pulmino fornito dalla diocesi, delle persone che provenivano dall'Ucraina. Tante però siete stati costretti a lasciarle lì perché purtroppo erano positive al Covid. Sì, anche questo, infatti, che comunque mi sono accorta che io avevo la possibilità di scegliere chi aiutare, e lì ci sono mamme che non possono scegliere se aiutare o no i propri bambini, e mi sono sentita anche in colpa perché ho dovuto dire di no a delle persone che veramente in lacrime ce lo stavano chiedendo. Ma purtroppo qualche volta, quando vai a fare del bene, poi magari torni e fai del male, perché non ti rendi conto, lì presa dal momento caricheresti tutti e tutto. Però poi ci vuole anche un pochino di razionalità, no? Perché comunque erano 24 ore di viaggio, chiusi in un pulmino, e magari caricavamo anche altre persone che poi sarebbero state infettate e non sapevamo che fine gli avremmo fatto fare. E quindi sì, abbiamo dovuto dire di no ad alcuni. Poi fortunatamente abbiamo incontrato Alle e Peter, che erano negativi, e quindi li abbiamo presi subito e li abbiamo portati qui da noi. Io credo che Sara, Alessio e Francesco siano stati costruttori di pace in questi giorni.
credo che abbiano veramente interpretato quella che è la sensibilità del popolo eugubino, straordinaria. E c'è stata una risposta meravigliosa da parte della gente a questo appello lanciato da Caterina, e loro neanche sapevano chi era Caterina, l'hanno conosciuta al ritorno, eppure hanno proprio... Sara dice hanno fatto come San Tommaso, in realtà secondo me hanno fatto proprio come Gesù, si sono chinati e hanno ascoltato questa sofferenza, l'hanno raccolta, l'hanno messa sul pulmino e l'hanno portata a destinazione, e hanno riportato questi due regali meravigliosi che sono Alla e Peter, con i quali siamo in contatto, sono stati riportati poi a Pescara dove hanno dei parenti. Io dico, sintonizziamoci con l'emergenza, perché credo che sia l'unico modo concreto per continuare a far del bene. Adesso la parrocchia e la realtà di Semonte si è attivata e sta facendo una raccolta straordinaria che penso potrà servire per i mesi futuri e per sostenere quanti arriveranno. A San Francesco si continua a raccogliere dei beni di prima necessità che probabilmente in questi giorni riusciremo a caricare su un tir. E la Caritas sta facendo una raccolta fondi significativa che sarà destinata proprio in parte alle realtà della Caritas Ucraina e in parte alle realtà che riusciremo a sostenere qui a Gubbio. Rimaniamo sintonizzati sull'emergenza, non si può ancora ragionare in termini burocratici, è il momento di ragionare ancora proprio con il cuore, con la generosità, quindi si può continuare ad entrare in contatto con persone fisiche che sono appunto la Caritas di Gubbio, la realtà di Semonte e la realtà di San Francesco, e continuare a mettersi a disposizione. Sara, se ci fosse bisogno ripartiresti di nuovo? Allora sì, ripartirei, ma non ora. Io l'ho già detto, non ce la faccio. Non ce la faccio perché devo un attimo rielaborare tutto quello che ho visto, quello che ho sentito e che ancora sento. E ho bisogno un attimo di resettare tutto e poi tornare su lucida, perché andrei su in una condizione in cui non sarei in grado di dare aiuto. Ad essere giunti in Ucraina, anche i beni di prima necessità raccolti a Gubbio e a Todi con l'iniziativa di solidarietà di Domenico e Lorenzo Farinelli ed Elisa Pierini. Domenico e Lorenzo hanno messo a disposizione la loro azienda Tuderte e i propri mezzi per trasportare i beni al confine tra Ucraina e Ungheria. Elisa ha trasformato i locali della sua scuola di danza in un deposito di medicinali, indumenti, generi alimentari. Il materiale raccolto negli scorsi giorni, stamane, è giunto a destinazione. Abbiamo finito di scaricare il camion, questo è l'ultimo pacco rimasto. Il magazzino vuoto che ci avevano riservato. Qui c'è tutta la roba che abbiamo portato. Stanno ricaricando il camion che porterà i beni umanitari oltre il confine in Ucraina. Hanno completato il carico. Sono le guardie doganali. Questo è un magazzino adibito a deposito. Sono beni. Questo per bambini che quando arrivano per... Qui c'è anche dei giochi. Sì, sì. Primo come scendono da treno, no?
così. Questo qui danno di mangiare. Tutto. Dove dormono? No, di cui portano a dormire. È tutto da gratis, senza pagare. Questo è organizzato qui. Poi tu vorrei vedere. Qui arriva con treni. Qui partono con i treni? Sì, qui arrivano da Ucraina con treni, aspettano, portano là dentro. E chi non ce l'ha documenti portano lì per registrarlo, per fare un atto provvisorio. Oh. E lì allora si raccolgono e portano dove devono dormire. Prima, se hanno bisogno bambini a bagno o di mangiare, a prima necessità quando okay. Scendo. Molti portano immucchiato la roba, non come noi che abbiamo. Questo è un deposito. Sì, dove fanno la separazione di roba, hai capito? Quello aiuti che arrivano, roba di mangiare. E qui devono cartonare, devono. Che tutto insieme non sanno che cosa contiene. Allora sono qui le persone. E vedi, fanno mettere. Allora, questo è un pensiero che gli mandano i bambini di una scuola di Gubbio. Per gli sfollati? Lássák, hogy együtt dolgozunk, tehát velük vagyunk, önökkel vagyunk. C'è scritto, vi siamo vicini.